Oggi arriviamo nelle colline di Andrea Zanzotto. La Piave diventa un grande torrente dalle acque limpide, pure e feconde. Da Saletto, passando per Candelù, Maserada, Lovadina, per poi ripartire alla volta di Sernaglia della Battaglia. Buona visione! Questa battaglia di per sé non è stata una grandissima battaglia, però è stata la prima battaglia vinta dall'Italia dopo Caporetto, quella che ha dato il coraggio ai nostri soldati. Siamo stati con Renzo a vedere le grave, insomma, l'alveo del fiume, dove è ancora tutto contaminato, abbiamo visto l'isola dei morti. Il paese era sotto la pieve di Negrisia, di là del Piave, se valzi fei tor di Vesparo. Vesparo. Allora, era sotto la pieve di Negrisia. Purtroppo il Piave è passato e dopo una piena e Saletto è andato sotto Breda di Piave, territorio di Breda di Piave. Vabbè, cioè, l'assessore che ci porta. Prego. Purtroppo dopo un dopo una bella chiacchierata, evviva! Grazie. Il nostro paese era, a parte gli scherzi, famoso proprio nel territorio perché era un paese non agricolo ma dedito al commercio. Noi eravamo internazionali come paese, siamo ridotti a far ste picque e feste qua. Quasi. No. Beh, dove ci troviamo adesso è la nostra spiaggia. Siamo felicissimi perché il nostro, la nostra indole è quella di essere cittadini del mondo. Accoglienti. Bella questa. Bellissima. No, è vero. Se tu fai il giro, io sono cittadino del mondo, europeo, italiano, veneto, bredese mai. Ma sai tanti? Viva! Grande! Basta! Ho trovato gli artefici dello ska del Piave, ska primordiale, ska primordiale piavense, arcaico, plavis, ska plavis, piavense, che sono null'altro che gli esecutori della nostra sigla, del nostro refrain, esatto, che sono i Pecos Bill, chiavi del Piave, sono qua con noi. Ecco.
saluto chi ci sta seguendo, chi ci vede, eccetera, perché abbiamo questa grande opportunità in questo posto meraviglioso. Francesco? Tra l'altro, non pensa, cioè, voglio dire, non pensavamo di vedere tutta questa accoglienza, non siamo anche poco preparati, cioè, è tutto molto bello, bellissimo, tutto perfetto, per cui voglio dire, io mi sento emozionato, particolarmente emozionato, e non ho avuto mai problemi a parlare a un microfono in mezzo alla gente, però fatalità, sarà forse questa cosa che mi sembra che sia come una specie di mia piccola famiglia, no? E prima eravamo a Breda, era uguale, dove andiamo ci sono tutte queste famiglie che ci abbracciano, ci vogliono bene, e noi vorremmo che questa cosa, insomma, passasse tra persona e persona. E io con grande gioia presento il nostro inno, che è Schiavi del Piave, con i Pecos Bill. Vai ragazzi! Al Piave di corsa, che anche se non si tocca non c'è sale che ti alza la pressione. Al Piave di fretta, perdi la bicicletta, chi arriva primo aspetterà. Bellissimo, emozionante l'incontro alla Locanda Rosa Rosa con i Pecos Bill. Adesso la cena divertentissima, la notte e poi la ripartenza verso Sernaglia della Battaglia per arrivare lungo il percorso della via Claudio Augusta Altinati. Secondo anno siamo ancora qui a Lobbadina di Spresiano assieme a Marco presso i carrettieri del Piave. Amico di Marco che ci accompagnerà in una serata che noi reputeremo morigerata, però non sarà morigerata, a base di tagliata di carne e poi non so qualcos'altro capiterà. Peraltro mi segnala anche un locale, se posso dirlo, si può dirlo, sì, Yes Banana, un locale brasiliano, la cui titolare è diciamo fidanzata di un signore che abita a 90 di Piave. Quindi vedi che tutte le cose tornano, il fiume torna sempre. Finisce la pianura, con d'ora in avanti per noi è terminato il tratto pianeggiante. Il Piave è ufficialmente a flusso torrentizio. Qui c'è acqua, mentre più a valle dove eravamo ieri l'acqua era completamente in secca perché scorre sotto l'alveo del fiume. Qui scorre fresca e pulita e siamo in zona Sernaglia da questa parte del Piave, dall'altra parte invece Nervesa della Battaglia. Fra un po' vedremo che inizia anche il Montello davanti a noi. Alle mie spalle l'alveo della Piave e dietro troneggia il Montello. Invece davanti a dove sono in questo momento iniziano le colline trevigiane. Siamo ancora in comune di Susegana, fra pochissimo entreremo nel comune di Sernaglia della Battaglia per poi arrivare a Falze di Piave. Questo posto è meraviglioso, siamo pieni di punture, di insetti, però è di una bellezza spaventosa. Finalmente riusciamo a guadagnare questo tratto che è tra i più belli lungo il corso del fiume. Io approfitto, visto che facciamo una piccola pausa, per salutare e ringraziare Diego e Alessandro che ci hanno sostenuto e sono i direttori dei centri, Matteo ovviamente. E tutti i ragazzi che in questo momento ci stanno seguendo su Facebook, su perdipiave.com. Un'avventura che unisce complessità, bellezza, storia, fatica, ma è anche gioia. Ovvio che l'avventura comunque è un connubio di tanti fattori. Quando questi si agganciano perfettamente ne riesce un viaggio memorabile. Avanti tutta! Andrea Zanzotto diceva che questo posto si chiamava Nessun Logo, voleva dire nessun luogo come acronimo di tutti i luoghi dove tutto ha origine, una specie di cosmo che è l'origine stilistica della sua poesia ed è l'origine della bellezza delle bellezze. E questa è la Piave di Andrea Zanzotto. Io sono dentro un mare di poesia. Accidenti.
dobbiamo andare a Fazza di Piave. Mi sono messo sopra questa specie di arco di trionfo, naturalmente non è romano, ma faccio finta che sia un arco romano, anche se non lo è. Naturalmente mi sono messo qui perché questo arco tributa doveroso merito a questi due sciagurati pellegrini che stanno risalendo il Piave. Questo in realtà, a occhio e croce, dovrebbe essere l'alveo di un torrente che scende dalle colline, che poi va ad alimentare la Piave, che naturalmente che scorre un po' più a valle. Ci siamo distaccati di qualche centinaia di metri dall'alveo naturale. Questo è questo magnifico bosco proprio golenale. Fra qualche chilometro ci sarà proprio il centro di Falzè, che è la nostra tappa di questa giornata. Il percorso che ci sta conducendo da Ponte della Priula fino a Falzè è un percorso assolutamente meraviglioso, ne vale davvero la pena. Alle mie spalle, se vedete, dove c'è un po' di corrente più forte, c'è proprio l'ingresso del fiume Soligo all'interno del Piave. Qui si getta il Soligo, noi siamo quindi ancora a pochi chilometri dalla meta. Ci fermiamo molto spesso perché il paesaggio è assolutamente incredibile. Cani a piede libero che a volte ti disturbano, donne scostumate con le tette arroventate. Al Piave di corsa, che al Tise non si tocca, non c'è il sale che ti alza la pressione. Come avete visto, quasi inconsapevolmente ci siamo imbattuti nel meraviglioso ponte romano perfettamente conservato in mezzo al bosco. Per di Piave torna la prossima settimana e sempre su www.perdipiave.com. Ciao a tutti e grazie. Sai che è padre dell'ozio, sì, no. Cippo il nonno dei